uscire il gioco. Un nome da psicopatico quale può essere? Filippo. Can you get up? Sembri della dinastia Shen, comunque. Ma come ho fatto? Ho passato il muro. Help! Comunque è sparito il loot del player. Hola belli e bentornati su The Day Before, l'MMO survival zombie più atteso dell'anno. E apparentemente anche il più odiato. Già, perché in meno di 24 ore il gioco conta 10.000 recensioni negative su Steam. Ma per quale motivo un gioco così atteso è anche così odiato? Dunque, essendo in early access abbiamo molti bug. Non c'è il VoIP, pertanto l'interazione con gli altri player è impossibile. Il desync a livelli stellari, survival zombie, ma zombie non ce ne sono. Puoi fare solo una missione alla volta. Non ti puoi sdraiare, non puoi scavalcare i muri. I corpi dei player uccisi scompaiono dopo qualche secondo. E tante altre cose che al lancio ovviamente sono state prese in considerazione. Ma comunque, siccome sono magnanimo, ho deciso di provarlo in live con voi. Mi raccomando, lascia like, commenta con cosa ne pensi e iscriviti per non perderti nessuno dei contenuti. Ricordo che sono in live tutti i giorni su Twitch, il link lo trovi in descrizione. E quindi immergiamoci in questo fantastico videogioco. Fate uscire il gioco! 38,99€. Al fine se vi lo scopo. Ok, va bene tutto, sì. Prendi tutti i miei soldi, già hai preso. Siamo dentro. Ma non posso abbassare la musica. Allora, dai, andiamo con Romer. Andiamo con Romer, vai. Se non posso farlo vecchio, devo farlo stupido. Psicopatico anni 70. Ok. Un nome da psicopatico quale può essere? Filippo. Qualcuno si chiama Filippo in chat? La nostra avventura con Filippo inizia adesso. Dove cazzo sono? E tu che cazzo sei? Minchi l'impelato mi ha trovato. Can you get up? E adesso mi alzo, non ti preoccupare. Sembri della dinastia Shen, comunque. Ah, cazzo, eccomi qua. Oh, ma come ho fatto? Ho passato il muro. Non posso entrare. Mi ha buttato dall'altra parte, non posso rientrare dentro. Help! Ripla, ragazzi. Riproviamoci. Adesso non mi fa entrare più in nessun server. Metteranno la coda, suppongo. Oh, mi ha fatto entrare. Oh. Grazie. Ho avuto un piccolo trip. Dove sono? A Woodstock lì. Sì, ma non mi interessa dove cazzo sono. L'importante è che posso andare via. Aspetta che ci vado a ritrovarci. Oh, porca miseria. Benissimo. Ah, acqua fresca. No, la butta per terra. Questi hanno un fottuto albero al centro della stanza. Ah sì, beh, certo. Anch'io tengo sempre in mano così i quaderni. Come va? Sempre stendo delle domande. Prima parla con Chris. Allora vado da Chris. Arrivederci. E dopo aver fatto conoscenza a rotazione con tutti i personaggi della città, Filippo viene trasferito al suo lotto, dove costruisce la sua tenda e dispone i mobili nel modo più ottimizzato possibile. L'ottimizzazione prima di tutto, giusto? Casa, dolce casa. Oh, accettiamo. Io penso di accettare tutto. Ma posso farne una volta solo? Ah, devo farne per forza una alla volta. Oh, che sputtanata. Andiamo, finalmente. Ok, come passo in prima persona? Perché altro dove sono? Ah, ok, bene. Devo andare dritto per dritto di qua. Ok, con Q cambio spalla. Con I cambio spalla, bene. Ma un po' a vedere questo Tektron next. Una scheda video. Oh, sento sparire di continuo qui. Le macchine immagino di non poterle prendere, giusto? Però posso vedere che c'è dentro. Ho trovato un'esca. Non credo che la prenderò l'esca. Se è fragile ci deve essere qualcosa di buono dentro, no? Assolutamente niente. Non so se il loot è unico per tutto il server oppure se è personale. È permesso? Salve, vorrei acquistare una camicia nuova, grazie. C'è l'allarme, 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 c'è l'allarme. Oh, nel metto. Ok, ok. Oh cazzo, è partito l'allarme. Via, 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 via. Non ho ancora visto neanche mezzo zombie. Questa è una bella domanda. Oh. Sparano proprio in fondo alla strada, penso, vero? Comunque l'audio è un po' sminchiato perché sente lì. Spero solamente non ci sia troppo desync. Ecco, questa sembra una crate militare, vediamo un po'. Filtro della... Ragazzi, ma sono gli stessi oggetti di Tarkov. Ma questo tank lo posso guidare? Dai, fammi guidare il tank, dai, per favore. È uno zombie quello? Sì, è uno zombie sicuramente. Oh ragazzi, il primo zombie che incontriamo. I colpi non vanno sicuramente dove devono andare. In più lagga parecchio, Ok, devo uscire andare a destra. C'è un sacco di gente che spara lì. Io suppongo che si stiano sparando a vicenda, comunque. Cioè, posso essere nudo? Mi sa di sì. Posso essere nudo. Ah, tipo PUBG. È come PUBG, ragazzi. Il warrior. Sono un warrior, guarda qua. Ah, fanno d'armatura. Allora no, aspetta. Dritto per dritto davanti a me. Dovrebbe esserci la zona che ci interessa. Ah, non ho lootato lo zombie, aspetta. È sparito. Ah, che palle. Però non ho ancora beccato mezzo player. Però qui davanti ci sarà la missione. Poi l'estrazione però non è qua, ovviamente. Però è un po' più su, dai, va bene, qui vicino. Cazzo, è pieno di zombie qui. 8 tiri non morti del cazzo. Non vorrei spiegare troppi colpi perché non so poi quanti me ne serviranno. Deve entrare dentro questo magazzino, sì, credo. Kit per idraulica, kit per saldatura e silicone. Ok. Posso dire che questa situazione non mi piace per niente. Ma non c'è niente, ma saranno oggetti che si trovano così oppure devi trovarli proprio fisicamente dentro qualcosa? Credo dentro le crate. Oh, lì. Era uno zombie o una persona? Quello è un player, quello è un player, quello è un player, quello è un player, quello è un player. Ho un elmetto anche lui. Ho fatto quell'altro, L'altro ha ucciso il tizio, quindi è perfetto. Ottimo. Certo, sono morti in punti molto, molto scomodi, direi, GG.
Ok, questo la prendo volentieri, grazie per i colpi. Una chiave, interessante la chiave. L'altro dove è morto, aspetta. Uno qua, non era morto più in qua, l'altro. No, forse più a destra. L'altro tizio dove è morto? Sono anche tanti. Ne arrivano ancora. Perfetto, bene. Adesso l'altro tizio che ho ucciso, dove cavolo è morto? Mica lo trovo. Era qua, ragazzi. Ma il cadavere del tizio è sparito di uno, sì. E dell'altro che fine ha fatto? Allora, per questa missione qui dovrebbe esserci delle cose. Però comunque è sparito il loot del player, Completamente sparito. Kit per saldatura, perfetto, è quello che mi serve. Qualcuno fuori. Se non è uno zombie, è un player lì. Oh, quello è un player sicuramente, invece. Non lo vedo attraverso la recinzione. Certo, se non posso parlarci, non posso farci pace, quindi... È molto ben camperato. Questo intanto è andato giù. Ci impari a camperare, maledetto, schifoso. Poscia come un uomo. Non mi ha neanche toccato. Comunque l'esperienza di Tarkov aiuta un sacco, ragazzi, Ti dà una mano incredibile. Oh, grazie per i colpi. Sì, sì, sì. Sium! L'arma non la posso prendere, però. Potrei anche prenderla, ma francamente... Ah, proprio non c'è l'arma. Non... Dov'è la sua arma, scusa? Ok, vabbè. Dove trovo le cose della missione? Ah, ma è ancora più avanti. Mi sa che è dall'altra parte della strada. Ho sbagliato io. Andiamo un po'. Sì, di cuore, perfetto. Mi manca solamente l'ultima cosa, che non mi ricordo cos'era. Oh, quello lì sta sparando con lo zoo. Però. E i suoi colpi farebbero molto comodo. Lo stanno inseguendo 10 zombie diversi. Potrebbe essere un buon momento per approfittare del suo bucio. E la pouch come su Tarkov? Ah, la valigetta che ti rimane. Carino. Sì, comunque è veramente un copia e incolla di tanti giochi insieme, Cosa manca? Il kit per l'idraulica. Ok. Ah, giusto, l'Amazon. Sai cosa è la fine del mio pacchetto che ho ordinato? E perché non mi è arrivato a casa? Ok, quel tizio o è entrato oppure appunto è morto. Meno male che almeno gli airshot entrano, dai. Posso dire una cosa? Lagga, ma neanche troppo. Onestamente pensavo peggio. E questo? Sì, perfetto, vai. Abbiamo tutto quello che serve per la missione. Torniamo al volo qua sopra. Magari c'è qualcosa di interessante e poi andiamo via. Ah, beh, certo. Io anche gioco sempre con la mia scrivania invisibile. Le filing cabinets come Tarkov. Pensa un po'. Oh, che bello, un'altra scrivania invisibile. Che bello. Questo almeno ha il monitor messo bene. L'estrazione è qua vicina. Che è buono, mi fa ben sperare. Dobbiamo andare esattamente dal lato opposto dove sono io adesso. Ci si può coricare? Non so. Apparentemente no. Io sto provando con ZX. Con X mi leva l'arma, quindi direi di no. Col buio forse riusciamo a estrarre. Non so bene come sia questa estrazione, ma vediamo. Ma tutti non morti del cazzo, state lì strozzi. Forse è questa sorta di strano coso, forse? Oh, potrebbe. Oh, c'è qualcuno che sta venendo qui all'estrazione. Ancora lì, lo vedo. Vediamo se riusciamo a fotterlo. Vieni qui, vieni qui. Andate giù con un colpo, perfetto, ottimo. Lo zombie lo stanno attaccando nonostante sia morto. Però carne fresca, quindi. E giù. Bene. Ah, amico mio. Vabbè, non fa niente. Per adesso va bene così, dai. Andiamo. Ma devo chiuderlo o posso scendere giù direttamente? No, mi sa che posso scendere. Ok, questa è l'estrazione. Torna a Woodsbury. C'era un resoconto di fine partita? Non c'è un resoconto di fine partita? Niente, kill, roba del genere, niente. Ah, ok, ti mando subito qua. Perfetto. Oh, grazie. Completiamo prima la missione, poi vi do le impressioni, dai. Completa il compito, vai. 50 stelle e 1000 dollari, 1000 soldi. Bene. C'è... Tanto da fare. Ci sono cose molto belle che mi stanno piacendo e cose non tanto belle. Per ora l'essere MMO lo sta penalizzando molto, perché il sistema di shooting mi è sembrato molto cheap. Sarà appunto che i server sono presi d'assalto, che c'è un sacco di gente che lo sta giocando, e quindi c'è un po' di desync, un po' di lag, proprio chiaramente visibile. Non puoi parlare in game con nessuno. Non puoi parlare con gli altri player a voce. Cioè, io mi aspettavo che ci fosse il VoIP, perché mi sembra la cosa più scontata, ma da provare ancora nei prossimi giorni. Però per adesso è... Uff. Per adesso per me è un... strano.